La visita annuale della Madonna di San Luca alla città avrà luogo da sabato 4 maggio per risalire, come da tradizione, nella festa dell'Ascensione del Signore, domenica 12 maggio. Anche quest'anno la discesa verrà fatta sotto forma di viaggio che porterà la venerata immagine a compiere un percorso in alcuni punti significativi quest'anno della zona nord della nostra città. Alle 14.30 di sabato 4 maggio l'immagine della Madonna di San Luca partirà dal santuario su un automezzo dei Vigili del Fuoco, percorrendo le seguenti strade: via di San Luca, il Meloncello, via Saragozza. Dalla porta percorre il lato sud delle mura, porta San Mamolo, porta Castiglione, porta Santo Stefano, porta Maggiore, porta San Vitale. Da porta San Donato l'uscita in via San Donato, lambendo la parrocchia di Sant'Egidio, via Amaseo, piazza Mickiewicz, via dell'Artigianato, via Beroaldo, lambendo la chiesa di San Domenico Savio, via del Terrapieno, fino alla casa delle suore missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta, dove ci sarà una breve sosta. Si prosegue poi per via Mondo per ritornare in via Beroaldo e di qui per via Duse, via Mondo, piazza Mickiewicz, via Galeotti, via della Repubblica, lambendo Sant'Antonio Maria Pucci in zona Fiera, viale Aldo Moro, via Stalingrado fino a via Aposazza e breve sosta alla caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Di qui il corteo di auto percorrerà via del Tuscolano fino alla Casa della Carità, dove ci sarà un'altra sosta. Uscita poi da via Peglion, poi via Shakespeare, via Stendhal, via di Corticella, via Giuriolo, via dell'Arcoveggio, fino alla sosta presso la Casa di Cura Villa Erbosa. Il viaggio continuerà per via Fioravanti, lambendo San Girolamo, il nuovo municipio, via Carracci, via Matteotti e di qui via Indipendenza, con arrivo previsto in cattedrale per le ore 18.50 circa. La sera di sabato alle 21 ci sarà una veglia di preghiera presieduta dal cardinale e animata dai gruppi giovanili della diocesi. Ogni giorno della settimana la cattedrale sarà aperta dalle 6.30 alle 22.30 e ci saranno molti confessori a disposizione dei fedeli. Domenica 5 alle 10.30 la messa solenne sarà presieduta da Monsignor Francesco Lambiasi, vescovo emerito di Rimini. Alle 14.45, sempre di domenica 5 maggio, il pellegrinaggio dei malati con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale. Durante la settimana segnaliamo ogni sera la messa alle 19 con la visita delle parrocchie dei vicariati cittadini. Nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio si terrà la tradizionale breve processione dell'immagine fino al Sagrato di San Petronio in Piazza Maggiore, dove verrà impartita la benedizione alle 18 precise. Questo particolare momento rivestirà un significato speciale ricorrendo il trigesimo delle vittime dell'incidente di Suviana e saranno presenti insieme a familiari delle vittime anche i soccorritori e i lavoratori uniti nel ricordo di quanti hanno perso tragicamente la loro vita. Giovedì 9 maggio, festa liturgica della Madonna di San Luca, alle 11.15, la concelebrazione di tutti i preti bolognesi presieduti dal Cardinale Arcivescovo. E domenica 12 maggio, festa dell'Ascensione, la messa solenne del mattino sarà celebrata dal Cardinale Paolo Lo Iudice, Arcivescovo di Siena. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, la grande processione a piedi che riaccompagnerà l'immagine al suo santuario, passando per piazza Malpighi, porta Saragozza e il Meloncello, dove avranno luogo particolari preghiere per la pace. Alla processione finale partecipano tutte le parrocchie, le comunità religiose, le confraternite, le comunità dei migranti cattolici, le comunità ortodosse e associazioni ecclesiali. Il programma dettagliato della visita annuale della Madonna di San Luca alla città nel sito della diocesi www.chiesadibologna.it.